Buongiorno, buongiorno. Oggi è venerdì 17, per cui non toccatevi perché non porta male. È stato abolito tutte le credenze negative venerdì 17. E noi facciamo la nostra puntata di pausa pranzo. Siamo nella zona di confine del comune di Siena, siamo allo Stellino, siamo ospiti del bar Lo Stellino. Con Luca che è il proprietario, che poi Luca era il proprietario anche del bar davanti a noi, che non c'è più perché l'ha trasferito qua. Allora raccontaci un attimo questo trasferimento. Sì. Allora, io lavoro qui al bar dello Stellino da 17 anni, il bar storico dello Stellino, che si trovava dall'altra parte della strada, proprio di fronte a questa nuova location. E niente, sette mesi fa abbiamo avuto questa idea, completamente rinnovato tutto, abbiamo inserito la tabaccheria, abbiamo inserito anche la cucina per poter fare i primi piatti espressi, cosa che non avevamo nella vecchia. Che là c'era solo panini, cose così. E poi l'idea che mi ha fatto un po' scattare questo tipo di operazione è stato il fatto che c'è la possibilità di metterci questi tavolini fuori, questa veranda. Che dopo le vedremo, per cui. Esatto. Penso di aver fatto un qualcosa di accogliente. Poi quanti siete a lavorare qua? Qui siamo in 9 persone. Sì. 9 persone, per cui un bel gruppo. Il telefono allunga la vita, come diceva. Però c'è anche lui. Allora, Luca, facciamo vedere proprio una panoramica Samuele del nostro, del tuo locale. Anche il design è bello, Caffetteria, dove qua abbiamo l'esposizione dei salati, delle paste, dei dolci, il banco gira proprio intorno. Poi lo vedremo in dettaglio, però Samuele, io vorrei prima che tu riprendessi tutto lo Stellino Bar, e lì c'è tutto quello che si può gustare, trovare all'interno del locale, per cui come vedete è un'offerta ricchissima di caffetteria, di cocktail, di dessert, di tutto. Bravi. Ogni giorno proponiamo anche dei piatti espressi a rotazione, ogni giorno facciamo 2-3 primi, 2-3 secondi, insalate e quant'altro. Ecco, entriamo in cucina perché non ci interessa vedere la cucina. Ecco, qui è bellissimo l'angolo con la macchina da caffè, tutti quelli, poi i vari anche spremi agrumi, insomma c'è di tutto di più, per cui un bar fornitissimo. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. A cocktail come andiamo? A cocktail abbiamo un bravo barman la sera e proponiamo vari tipi di aperitivi. Allora, vediamo ora invece la parte di pasticceria e i salati. Facciamo un po' questa carrellata con il nostro cameraman. Sono tutti prodotti in parte fatti da voi, come funziona? Sì, tutti i salati che vedi qua, Franco, li prepariamo noi. Le paste vengono fornite da pasticcerie, chiaramente. Il resto però è tutta di nostra produzione. Ecco, poi vediamo là la bottigliera dei cocktail, nutritissima, con tante cose, chiaramente. Penso il cocktail più usati sono gli spritz, col Campari o con l'Aperol, quella è la differenza lì, e qui c'è tutto. Poi ecco, entriamo nella zona, chiamiamola più dedicata ai fumatori. Ma questa non ce l'avevi la tabaccheria? Questa ce l'avevo anche dall'altra parte, un po' più piccola, ci siamo un po' ingranditi. È una tabaccheria molto fornita su tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda sigari di vario genere, di vari tipi, insomma. Qui trovo anche i miei ragazzi. Ciao ragazzi, buongiorno. Fra poco tocca a voi, preparatevi. Questa sera, a questa puntata, abbiamo una novità che abbiamo inserito nel nostro programma. Abbiamo il mago, per cui dopo il mago ci farà tante cose, però continuiamo. Ecco, tutti questi televisori, spiegaci, allora, questo angolo qua, che cos'è? Sempre dalla parte della tabaccheria, riguarda la possibilità di avere anche per giocare le schedine, diciamo così, no? Dal momento che c'ho il servizio del lotto, il gioco del lotto, tutto legato, diciamo, appunto alla lottomatica, ho inserito anche la parte
della possibilità di poterci giocarsi anche una schedina del calcio o di qualsiasi altro tipo di sport, un qualcosa si poteva integrare in, cioè diciamo, uno viene qui e c'è questa possibilità gioco, ecco, per offrire il massimo dei servizi. Esatto, allora poi continuiamo, che è stato restaurato molto bene, poi vedremo anche all'esterno che è molto bello. Poi qua ci sarà una sala dove funzioneranno prossimamente, sì, le slot. Sì, qua ci sarà la possibilità delle, ci sono le slot e momentaneamente sono spente perché c'è i passaggi di consegna, diciamo, dal vecchio proprietario che le gestiva prima a me. Per cui ecco, quello che è da considerare e fare un plauso a Luca, è stato fatto un intervento molto bello, anche con bei materiali, per cui significa un luogo accogliente, molto caloroso e funzionalissimo. Per cui un nuovo bar, quant'è che si è aperto qui? Sì, qua abbiamo aperto a agosto. Agosto, per sì. Cui significa ancora non è un anno. Non abbiamo ancora completato un anno, no. Funziona grande? Sì, siamo contenti. Anche perché poi 7 giorni su 7, anche questo è importante. 7 su 7, ricordatelo. Non abbiamo mai un giorno di chiusura, siamo aperti dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 10. Dalle 6 alle 10, 7 su 7, bar Lo Stellino aperto, dove si può bere, mangiare, fumare, giocare con le slot, giocare con tutto. È interessante. Complimenti. Grazie. Allora, anche, guarda quanti sigari, cioè effettivamente hai una bella offerta. Sì, ecco, ti dicevo prima, ecco, per quanto riguarda anche il discorso dei sigari è molto, molto rifornita di tutto. Insomma. Non si trovano molti sigari nelle varie tabaccherie. Per cui, allora Luca, io ti ringrazio, ci rivedremo alla fine della puntata, noi ora iniziamo il nostro... Grazie, grazie, grazie. Allora... poi avremo il primo stacco pubblicitario, Ilaria, la nostra super Gaia, Pietro e il nostro mago che noi abbiamo già incontrato. Ah, è arrivato anche un amico, Marco Busini. Allora faccio con Marco e dopo ci vediamo qua, ok? Allora, me lo ritrovi il microfono che era... Eccolo qua, grazie. Allora, Marco Busini, ciao, ben arrivato. Grazie. Un imprenditore della Valdelsa, che già lo conosciamo a Canete da tanto tempo, e ci mettiamo un attimo qua e facciamo... Non so se va bene la luce... E facciamo una... intervista con Marco. Chiaramente la prima cosa che chiedo a Marco, lui è nel settore gadget, specie nel settore vitivinicolo, vinicolo. Ecco, c'è prossimamente su questo schermo il Vinitaly. Certo, c'è il Vinitaly, ma prima ancora domani inizia ProVine a Düsseldorf, è la fiera internazionale più importante d'Europa, dove moltissime cantine italiane non sono espongo. Noi saremo come accessori dal vino anche da domani a ProVine, che è un po' la preparazione al Vinitaly che ci fa di te, che comincerà a Verona il 2 di aprile. Vinitaly che quest'anno... Cane che abbaia non morde, speriamo che sia così. Vinitaly che quest'anno, dopo due anni di difficoltà e alternanza di edizioni non proprio al 100%, riparte con la modalità classica solita, ovvero si prospetta molto partecipato, soprattutto con aspettative di visite da parte di acquirenti, di clienti, distributori internazionali importanti. Quindi anche per il nostro settore vitivinicolo, di cui Siena è naturalmente un portabandiera importante e significativo, sarà una bella vetrina, una bella occasione. Senti, sei anche all'interno delle industriali di Siena e provincia, qual è un po' il sentore del momento dell'economia, quali sono un po' i rumors che si sentono? Ci sono indicatori diversi, diversificati per settori. Noi sappiamo che alcuni settori hanno delle complessità strutturali, mi riferisco al mondo dell'edilizia che
dopo le ultime normative in fatto di mancata cessione dei crediti e di stretta sulla parte bonus, e lì è venuto fuori un bailam pazzesco. E ci siamo dentro, le nostre aziende soffrono questo tipo di ripercussioni che stanno accadendo, mentre altri settori invece hanno momenti di grande fervore. In particolare mi riferisco al settore della tecnologia, della gestione energetica. Chi lavora nel mondo della gestione dell'energia, sia a livello privato che a livello industriale, ha in questo momento grandi prospettive. Così come Siena, non dimentichiamoci il settore importante del farma, che per Siena rappresenta una fonte di occupazione straordinaria. Per la prospettiva del Biotecnopolo è una prospettiva che dà alla città numeri importantissimi. Poi stiamo assistendo, e speriamo che tutto sia arginato, a questi problemi delle banche sia in Svizzera che negli Stati Uniti, insomma due centri importanti. Ora che le banche in Svizzera e negli Stati Uniti soffrono, questo non è nella storia. E questo ci dimostra quanto il famoso battito delle ali di farfalla da una parte del mondo può avere ripercussioni dall'altra parte. Nessuno avrebbe mai pensato che un default della banca, della Silicon Valley, sarebbe arrivato in Europa in 12 ore. Tempo di far quasi saltare Credit Suisse, con l'azionista che si rifiuta di ricapitalizzare, deve intervenire il governo svizzero, ho letto stamani. Con una pancata di miliardi. 50 miliardi, sì. Quindi, e Credit Suisse è dietro l'angolo, è qui a casa, con anche delle partecipazioni in banche italiane. Quindi è un mondo interconnesso, quello della finanza, in cui apparentemente distanze siderali sono invece pericolosamente incidenti sulle nostre attività, e anche i nostri istituti bancari primari sono esposti a dei rischi al vento. Torniamo al nostro territorio, torniamo a Siena, alla provincia che ci interessa di più. C'è, come dicevi, il polo farmaceutico importante, e poi io vorrei sottolineare anche il polo del turismo, che probabilmente funziona alla grande, va in maniera splendida, ma non so, uso una riflessione, ma lo sappiamo gestire, o probabilmente potremmo fare un'offerta diversa? Una tua riflessione. È una sensazione, io non opero direttamente nel mondo del turismo, ma noi abbiamo una grande fortuna. Dio, il Padre Eterno, ci ha dato un territorio unico al mondo, a noi a Siena, ma in Toscana e in molte parti d'Italia. Per cui noi semplicemente gestiamo più o meno bene i flussi turistici. Da qui a dire che siamo bravi promotori dei nostri territori, secondo me un po' di strada c'è da farla. Perché un conto è subire positivamente l'arrivo, si può essere più o meno bravi, e credo si può dire di essere anche bravini. Un conto è valorizzare quello che abbiamo e farlo diventare un asset strategico, che significa per esempio avere la consapevolezza che non soltanto d'estate si può vivere di turismo, ma anche l'inverno. Esatto. In che modo? Con la creazione di eventi, occasioni, facendo rete tra musei, alberghi, ristorazione. E qui ognuno gioca per conto suo. Cioè, questa è la forma di imprenditoria singolare, cioè non c'è un concetto di unione, non c'è un concetto di fare gruppo. E questa è una sofferenza, perché se noi vogliamo che il turista possa stare in vacanza e godersi di tutto, va unito il territorio, perché credo, come dicevi te, è uno dei territori abbastanza unici a livello mondiale, e va fatto un ragionamento collettivo. Cioè non si può pensare che Siena sta per conto suo, Colli Valenza per conto suo, Poggibonsi, Chianciano, Montepulciano, poi tutta la Val d'Orcia, tutto quello che esiste. E questo è veramente una grande cavolata. Ma ci abbiamo anche degli esempi, non è solo teoria, bisognerebbe fare cose che non esistono. Io ho quest'anno, 2023, due esempi concreti. Fine gennaio, Siena Wine Festival, 10 giorni fa, Strade Bianche. Chi ha frequentato la città in questi due weekend ha visto
presenze, arrivi sul secondo evento, storie bianche, anche arrivi internazionali che richiedono ospitalità, ristorazione, servizi, viabilità, e questo ci sarebbe da aprire un tema. Io ora se c'è tempo l'aeroporto, l'aeroporto. Vai. Esatto, quindi fare turismo intelligente significa mettere in rete tutti questi pezzetti, ciascuno ha, e farne sistema. Strade Bianche ha portato qui l'evento un'enormità di persone che sono state accolte, sì, bene, ma probabilmente se avessimo unito le capacità e le forze della parte ospitalità, della parte ricettiva, della parte ristorazione, della parte viabile, dei circuiti museali, sarebbe stato forse più interessante, avremo più appeal, e questo non si può fare tutto l'anno, perché sì, esatto. Il Santa Maria della Scala, per citare un esempio, è aperto tutto l'anno, i musei tutto l'anno, gli alberghi potrebbero lavorare tutto l'anno, quindi forse provo a dare un'idea, ci basta quello che arriva? No, questo è limitativo, cioè diventa una cosa abbastanza riduttiva, per cui significa fare gruppo, fare un'esperienza tutti insieme, gli operatori del settore del turismo, e secondo me diventa una bomba, esplode veramente, anche perché noi dobbiamo creare un prodotto che possa tenere nel nostro territorio più giorni possibile le persone in vacanza, oltre alla visita di cultura, ma tutte le cose importanti, l'enogastronomia, va fatto un lavoro importante e intelligente, d'accordo? Assolutamente, avrai notato sul tema del turismo chi ha progettato un sistema unitario di promozione di un brand unico, mi viene in mente la Puglia. Sì, la Puglia è eccezionale. Quanti anni fa in Puglia? Io la conosco la Puglia per... Non si aveva la percezione. No, non ci andava nessuno. Non ci andava nessuno. Oggi parli di Puglia e qualunque posto, dal Gargano a Santa Maria di Leuca, sì, è tutto bello, funzionale, accogliente, efficiente, ha appeal. Ricordiamo la pizzica pugliese eccezionale, con tamburelli, con tutto, un casino eccezionale. Allora, noi andiamo in pubblicità, mi sembra la nostra assistente di studio ci sta chiamando la pubblicità. Marco, io ti ringrazio, grazie, buon lavoro, dopo il Vinitaly ci rivediamo e ci racconti com'è andata. Magari anche durante la fiera, se Canale 3 sarà... Allora, fare un giro. Vediamo se ce lo organizziamo. Bene, grazie Marco, grazie e pubblicità, poi continua pausa pranzo con tutti i ragazzi che sono pronti al tavolo. Pubblicità. Con noi un ospite a dir poco speciale, Marco Baglioni, detto il Mago. Mago, Santa Masafrau. A tutto a modo suo. Oggi, vero Pietro? Ciao Ilaria. Buongiorno, ciao Gaia, buongiorno. Oggi, vero, ci farà qualche magia, che qui ce n'è bisogno. Un po' di magie fa. Bisogno di magie. Le magie fanno sempre bene, le magie. Okay. Allora partiamo da qualcuna. A chi faccio gioco? A chi fa la cavia? Io sempre. A Gaia. Vieni Gaia, forza. Vai. Dimmi stop quando vuoi. Stop. Va bene, a 9 di quadri? Perfetto, il mio numero. Allora, prendi la carta, la prima. La prima? Sì, guardala. Mi sono scordato una cosa, le carte come sono da una parte sono tutte diverse, e certo, come sono tutte uguali. No, identiche. Ah, identiche. Allora, l'ha vista la carta? La mia? Sì, sì. Mettila dove vuoi, ricordatela Ilaria. Sì. Ok, chiudo il mazzo, attenta Gaia, se batto un colpo la carta sale su. Dice? Sì, sì, guarda. Ma dovevamo farla vedere in camera, però abbiamo sbagliato. Oh. In camera? Vabbè. Dobbiamo rifarla, ha ragione, sennò non si fidano. Però lui la potrebbe vedere, perché lì abbiamo canale. Ah, okay. Ah, no, dobbiamo rifarla, ha ragione. Sì, dobbiamo... rifà un altro. Siamo questo gioco, se fa un altro. Va bene. Allora, dire a voce alta la carta. Era un re. Re di quadri. Andiamo bene però. No. Sì, re di picca ha detto. No, re di quadri. No, era un re di quadri. Allora, guarda, chiama la voce alta. Guarda, io senza la prima mazzo, chiama la voce alta. Re di quadri. No, più forti. Re di quadri. Non ci credo. Ma bravo. Wow. Bravo.
No, vabbè, questa è andata. Sì, però io non sono sicuro che sia quella, perché voi certo, non ve lo ricordavate. Io me lo ricordavo benissimo, è lei certo, che non se lo ricordava. Rimane il dubbio. Ma che... Ora si fa Pietro il prossimo gioco, guarda. Vai, rifatti. Mi sa che è più adatto. Una carta qualunque del mazzo. Io ti indico questa. Sei sicuro di questa? Sì, sì, sicurissimo. Questa lì? Questa lì. Allora, guarda. Di quando c'è la televisione. Ok. Okay. Non la vede. Passate il microfono, guarda, mentre parla. Guardala. Si fa vedere il calore. Vai. Vai. L'avete vista? Tutti? Sì. Allora, guarda, dammi il microfono. Sì. Mischia le carte. Sì, ma io non le so mischiare come te. Fa come vuoi. Perché siamo imbranati con le carte, la verità è questa. Vedi? Siamo in due, per questo. Siamo imbranati. Mi piacciono le carte. Basta o sì? Sì, sì, sì. Mi fido, mi fido. Attenzione, Allora. Quante possibilità mi dai per indovinarla? No, una. Una sola? Sì, no, che possibilità? Però, no, una. Io direi due. Allora, voi l'avete vista? Il gioco lo fa con me, quindi... Ah. Una. Non ti posso nemmeno aiutare. Attenzione. Allora, guarda. Di la voce alta, la carta. Era il 6 di quadri. Allora, proviamo, Chiamalo più forte. 6 di quadri. Vediamolo più forte. 6 di quadri. No, ma sei un mago vero. Che scontato. Bravo, bravo, bravo. Ragazzi, bravo. Mica facile. Anche sì, è vero. No, ormai, l'aria deve solo farlo, io. Deve farlo anche l'aria. C'è un altro mazzo. Io vorrei sapere il trucco. Voi. Che cos'è? Che è una bacchetta per il sushi. Ah, cinesi. Perché sono bucate? Mazzo di carte cinesi, perché le carte cinesi, come le monete, i soldi spiccioli, sono bucati nel mezzo. Vabbè. Non aveva visto mai un euro bucato? In Cina ci sono l'euro, o no? Non lo so. No. L'euro non credo. Vuoi vedere se stavi attenti, No, allora, guarda, raga. Carte tutte differenti. Carte tutte. Identiche, uguali. Allora, prendo una carta qualunque del mazzo. Guardala. Falla vedere in camera. Posso? Metto la carta nel mezzo. Non vista? L'hanno vista. Allora, guarda. Vista? La metto nel mezzo. Si scocciano, poi Ilaria si mette la bacchetta dentro al buco e a questo punto chiamerà la carta a voce alta. Che catena? 10 di picche. Più forte. 10 di picche. E voilà. 10 di picche. No, mi sento male. No, vabbè. Anni e anni di preparazione. Anni e anni, studi iniziano dagli anni 50. Famosissimo lui, come no? Che altro ci fai vedere? Perché oltre alle carte pareciamo... Sì. Ah, sono anche queste carte però. Altri tipi di carte. Queste sono carte da spiaggia. Da spiaggia. Perché se ci va, perché sono tonde e poi se ci va la sabbia sopra si legge sempre che questo è 5 di cuori. 5 di cuori. Allora guarda. Te fa vedere, solo una carta è segnata di queste 5. Siamo in telecamera. Ah, in telecamera. Allora. Da spiaggia. Carte da spiaggia. Ma perché quelle normali non vanno no, bene? No, perché non si leggono, perché se si copre tutto non si vede, è come l'asso di qua. Ah, ok. Certo. Si vede una parte tutta bianca. Guarda, invece la vedi sempre. E sul dorso, che sono tutti uguali. E solo una carta è contrassegnata. Okay. Io ho fatto una previsita permanente tema. Allora, qui c'è da scegliere una carta di queste 52. Chi la sceglie? Io, per Mascia, le libere sono state. Sì, no, sì. No, la degli avvociata. Perché solo una carta è contrassegnata. Qui. Non so se c'è, perché mi manca. Non so se c'è. Perché forse una. Era proprio quello che aveva perso nella spiaggia. 51, no? Andiamo a cercare 7 di cuori. Guarda, te guarda Pietro se vedi passare 7 di cuori.
Mi sembra c'è settimana. Perché non so 52, alcune mi 52. No, alcune mi si sono sciupate, alcune altre ho buttate via. La perza a spiaggia, la perza. Tutte le carte che c'erano, proprio quella sotto la spiaggia. Non c'è sette di voi. Non c'è sette di voi. Succede, eh? Ma come? Io ho detto 52, invece saranno 48, 47. Ma che? Così, bro. Asso di picchi. Ma la tieni o la cambi? L'asso di picchi. La se c'è la tengo. Questo, l'asso di picchi. Ecco, guarda. Subito. Guarda, l'asso di picchi. Allora, guarda, concentra, metti la mano sopra. Un po' di fluido magico. Shanta Matafrao. Prendi l'asso di picche. Fallo. Guardalo. Giralo. Fallo vedere in camera. Che cosa c'è scritto? C'è scritto. Leggere perché non c'è bisogno. Ero certo che avresti scelto l'asso di picche. Fallo vedere in camera. E ti può vedere. Ah, infatti, vediamo. Perché so, se no sono tutte. So, no, nessuna è contrassegnata. Cioè, è riuscito a metterti l'adesivo, tutti sconvolti da questa cosa. Le nostre facce. Sono tutti l'asso di picche? Perché il 7 di fuori non c'è. Perché il 7 di fuori non c'è. Però se gli chiedevi, che ne so, il 4 di fiori. A questo punto non c'è più. Ma perché, alcune carte mi cambiano? Perché ogni tanto le cambio. Dopo 3 o 4 giorni, quando ho fatto 4 o 5 volte, prendo la carta e la butto via. Certo. Perché se no mi rimangono contrassegnati due, certo. Tre, certo. O ricompro il mazzo nuovo. Giustamente. L'investimento. Ecco, ma facciamo vedere anche altre cose. Quanta, perché, la famosa valigetta del mago. Più tardi. Ma allora io vedo già subito. No, tra l'altro abbiamo un altro ospite fantastico dietro le nostre telecamere. A chi? Lo facciamo rimanere un mistero, sì, dice l'aria. Sì, dai. Dopo. Creiamo suspense. Arrivo. Mentre abbiamo la pubblicità intanto. Comunque facci vedere sta valigetta del mago intanto perché è famosa. Vedere. Oltre al cappello, i simboli sono la valigetta. Sì, facciamola vedere. Vero o no, Ilaria? Valigetta e cappello. Ecco, qui c'è tutto, però dopo facciamo vedere. E così. Giralo pure. Allora, giro, no. No, i dentro si fanno vedere i segreti. I segreti del mago non si svelano mai. Assolutamente. Quanto manca la pubblicità, ancora abbiamo un po' di tempo. Allora io fammi un altro gioco. Dai, un altro gioco improvvisato. Via. Questo è un gioco. Qui servono gli occhiali, però. Qui servono gli occhiali. Perché è un gioco di previsione. Allora. Gioco del dado. Aia. Allora, basta. Pensare un numero. Rivolto verso l'alto. Per esempio, se uno pensa al 4, lo metti rivolto verso l'alto, chiudi e poi si mette una matriosca. Un tipo matriosca dentro e io a questo punto indovinerò il 4, vedi? Non si vede nulla. Non si vede. Va bene? Ah, chi vuole fare questo gioco di voi? Tre? Io ovviamente. Vai, Gaia. Allora, guarda. Io mi giro. Prendi il dado, scegli un numero e lo metti rivolto verso l'alto. Senza fartelo vedere. Senza farlo vedere, fallo vedere in camera. Va, abbiamo visto? Abbiamo visto, fammelo vedere anche a me. Ok. Chiudi. Dio tappa. Lo... Tappa. Devo mostrare. Tappato? È tappatissimo. Allora, prendi io stato un bussolotto. Ok. Lo apri. Lo apro. Era vuoto, eh? E ci metto lui. Ah, matriosca, come dice Pietro, bravo. Guarda, poi metto questa matriosca nella fronte, dammi il pozzo sinistro, okay. Pensa al numero. Pensa. No, che sta pensando al 7, mi sta fregando. I numeri sono da 1 a 6. Perché dai la pensi al 7? Che sto cattiva. No, non te lo dico cosa penso. Vai. Ma che pensi? No, voglio sapere a che sta pensando. Almeno te indovini, certo, no, non te lo dico. Sta pensando a un numero dispari. Devo dirti la risposta? No. Ok, allora non te lo dico. Pensi a 5. Che spettacolo, ragazzi! Giuro che era 5, guarda! 5. Sì, abbiamo anche fatto vedere prima. Grande. Bravo, bravo.
È un mentalista oltre che un mago, sa fare tutto, sa fare tutto veramente. Ti manca di leggere il futuro e quello ci potrebbe essere. Ecco, ma il futuro non lo leggi, vero? No, no, lo leggo solo per me. Okay. Ecco, ma quant'è che fai questo? Il mago? Sì. Ho iniziato, ho fatto il primo corso di magia nel 1984. Mi sembra 83-84. E poi come sei partito? Perché parliamo anche un po' di. Perché storia, ti spiego, perché a Siena c'era. Aprì un corso di magia e lo aprì Mago Morelli, per chi se lo ricorda, Paolo Morelli e Paolo Balli. E aprì un corso su a Quattro Antoni, al circolo Endas, c'era un circolo Endas lì a Quattro Antoni. E aprì un corso e c'era 10 prestigiatori, si fece il corso. Ecco, ma la magia si è evoluta nel corso degli anni dall'84 a oggi, o i trucchi sono più o meno gli stessi ma rivisitati? No, i trucchi basilari sono sempre gli stessi, poi c'entra la tecnologia, e quindi l'elettronica, tecnologia, e quindi i giochi sono migliorati. Quindi siete al passo con i tempi. Però per esempio i giochi con le corde sono sempre gli stessi, per esempio i giochi con le corde, taglio delle corde, con le carte e tutto quanto. Poi c'è un po' di elettronica, un po' di tecnologia, diciamo informati. Ecco, okay. E che cosa proponi ai bambini, giusto? Te vai molto per compleanni, giusto? Cosa proponi? I giochi hai fatto vedere oggi o è anche qualcosa che non ci hai fatto vedere? Allora, i giochi per bambini sono soprattutto quelli più... Sono più semplici, immagino. Quelli da palcoscenico, perché questi sono giochi di micromagia. Ok. Questi si fanno a tavolini e poi, ora, ho fatti pochi, però con le carte sono parecchi giochi di manipolazione. E io la fa un po' di manipolazione. Ok. I giochi per bambini sono giochi quelli un po' più di vecchio. Faccio un esempio. Mi viene in mente. Ora, forse il palloncino ce l'ho. Per esempio, si fanno giochi con. Ora il foulard non ce l'ho. Però ci sono i giochi con il foulard, con i colori, con le corde, con i dischetti, di vario genere, capito? Sì, per esempio, sì. Sono giochi tutti quelli che ho parlato negli anni 80 e poi forse che poi i bambini con più anni cambiano in continuazione e quindi i primi giochi vanno. Certo. Siamo il nostro mago, adesso dobbiamo andare in pubblicità, ci hanno detto. Ancora non rispondono, allora noi attendiamo. Bene, quindi te proponi comunque intrattenimento per compleanni e non solo o sei proprio specializzato nei compleanni dei bambini e la fascia d'età che di solito ti richiedono gli interventi? No, allora diciamo, mi sono specializzato nei compleanni dei bambini perché c'è più richiesta. Certo. Poi per fare. Poi ci sono anche mamme da gestire. Che lui dice io prendo due piccioni con una fava. Ecco, che il problema non sono i bambini, il problema sono sempre le mamme. Poi io ho visto. Ma i babbi meno. Ne sai qualcosa. No, okay. Il problema che dicevo, mi sono interrotto. Il problema è un altro, perché per bambini richiedono meno impegno. Per esempio, per grandi cercano sempre le grandi illusioni. La donna tagliata in tre, e poi, per esempio, quello si cambia di abito, il trasformismo. E quindi per fare questi giochi ci vuole più impegnato. Ci vuole tanto un furgone, una macchina grande che tenga tutti questi giochi. Ora, io non è che c'è tanta richiesta, certo. Se uno compra un furgone per fare 10 spettacoli all'anno quindi anche dal punto di vista di investimento non ne vale la pena, perché per gli adulti non c'è molta richiesta. E poi proprio gli adulti, sai, vai, se vai per una contrada, certo, e fai il gioco della donna tagliata in tre, ha comprato un gioco, lo fa lì. Quando l'ha fatto 4 volte, poi a Siena il gioco non lo puoi rifare, no, certo. È visto e rivisto, e quindi, certo. Quindi bisogna comprare un altro di giochi. Ho capito, quindi bambini. I bambini compleanni e i giochi sono sempre gli stessi. Ma te sei stato anche in televisione, altre televisioni oltre alla nostra? Vero, sì, mi ricordo di te? Sì, sono stato a Falmago, sono stato per Mediaset? A Cultura Moderna, quando c'era Cultura Moderna. Ah, con Mammucari? Sì, che era nel 96, mi sembra, non so se sbaglio, nel 96 o 98, ora mi ricordo, e negli anni 90. E poi sono stato a non fare mago alla Rai, a una volta, però era a fare un gioco particolare.
Beh, questo sta su queste reti in Toscana, locali, certo. Locali, l'ho girato, sono stato anche a Canale 3, anche a 96 anni di radio. Diverse volte ci sono stato, se ho 70 anni. Vedi, è contro la sede? Di quella di Gaia e di là. È di lei. Del Montone. Certo, siamo diversi. Tutto il popolo dei Cervi a Castelmontone. Abbiamo bisogno di un po' di magia, ultimamente. Ma un po' tutti, guarda. Mi pare tra non tutti. Sono tempi brillanti. Intanto diamo la pubblicità, poi ovviamente ci ritroveremo dopo nel secondo blocco. Grazie intanto a Marco. Grazie Marco. Tornati in onda con pausa pranzo, adesso è l'ora di dedicare un po' del nostro tempo ai clienti. Giustamente io ho visto subito un cliente speciale che ho salutato poc'anzi, anzi vado a chiamarlo subito fuori. Buongiorno a Gabrielino Muzzi, detto Ceppolino. Buongiorno. Siamo al lavoro, mi dia. No, te stai pranzando, non stai lavorando. Sì, c'è fagioli da Luca, giustamente. Ecco, un classico. Te vieni spesso qui? È inizio e fine lavoro. Ci trattano come figlioli. Il mio titolare Antonio Minucci spende un monte di soldi. Quindi comunque ti trovi bene, ecco. Ma ti sembra uovo? No, c'è mi sembra tipo in cucina che vuoi più di più. Senti, sugli ultimi sviluppi della Robert, che sei un tifoso. Non sono andato ultimamente, sono un po' assente per motivi personali. Comunque ho incrociato Montanari un'ora prima della partita di Luca. E questa è una notizia. Il mio pensiero, non lo dico. Ecco, e per il prossimo anno quali sono le tue aspettative sul Siena? Vogliamo cambiare la società di far meglio, perché a Siena ci deve essere lo scivolo per pigliare la società, tutti in line. Ma te sogni ancora o ti sei rassegnato? Nel mio cellulare un mese ci ho messo la prima foto della prima partita in Serie A. Ah, ecco, quindi siamo ad agosto 2-2. Quindi sei un po' romantico sotto questo punto di vista. Almeno noi in una certa età ci siamo divertiti. Noi eravamo piccoli, non abbiamo visto più l'ultima parte della Serie A, però l'abbiamo comunque vissuta. Tu sei visto Tudor, Manning. Noi meno, io avevo 3 anni, 4. Però non sentivo parlare. Non ho sentito parlare. Hai visto qualche video di Frank? Quelle sì, quelle assolutamente. Vista anch'io da donna. Senti, ultime notizie riguardano anche Instagram, i social, perché Meta non ha trovato l'accordo con la SIAE, quindi tutte le canzoni italiane sono state bannate di fatto da Instagram, da Instagram, e anche molte canzoni americane, perché non hanno pagato i diritti. Il tuo pensiero al riguardo? Insomma, una useremo i Beatles, c'è un sacco di gruppi belli da mettere su Instagram. Però non so se ci sono queste canzoni, molte le stanno levando. Io di musica me ne intendo poco, sono sincero. Ma sei un grande social? Sì, però preferisco, se si parla di palio, dalle mosse dal 50 in poi sono più attrezzato. Vai. Quello che ho mangiato ieri non me lo ricordo, ma sul palio le mosse te le ricordi? Sono allora... Chi ha vinto, esempio, prima mi ha detto uno 79 Civitavila. Ma ti ricordi anche le mosse, chi era di rincorso? Non so riuscito a mettere la torre. Però anche l'ordine al canapè. Sì, diamine, ora se no andavo a scuola. Certo, giustamente. Però sono formato, però sono sincero. Dal 2000 indietro, perché dal 2000 in poi è cambiato il palio. In tante cose è meglio, in tante cose è peggio. Chiaramente, chiarissimo. Allora, ora ritorni al lavoro. Ora vado nella torrina Santa e Benedetta. Ah, va bene. Sono proprio a fare lavoro accanto alla chiesa. Ah, ecco. Lo so che te sei dell'altra sponda, però nemici. Questo non vuol dire niente. Questo è amici nella vita. È dell'Oca, fondamentale. Lo sanno. No, io sono del Montone, mi salvo questo giro. Sì, ieri ero al lavoro da Lenzini del Montone. Ecco, ma che lavoro fai? Spieghiamolo. Titolari facciamo traslochi e smaltimenti con regolare formulario. E io ho il contratto, tutto il resto. Ma scusa, no, ma hai mangiato o ti deve ancora arrivare? Perché sembra pulito. Te gliel'hai lavato. Si fa i traslochi, abbiamo bisogno di mangiare. Di energia, giustamente. Bene, allora, grazie mille a Gabriele Muzzi, detto Ceppolino, tifoso storico ormai del Siena. Ciao, Cepp. Continuiamo nel nostro giro. Qui per esempio abbiamo un ragazzo, siamo in diretta signori su Canale 3 con altri due signori. Avete saputo la notizia di oggi che Instagram, voi siete social, vero? Sì. No, io no, io meno. Non gliene frega niente, però sui social è stata tolta la musica, lo sapete che quando uno mette non sono stati pagati storia, i diritti. Può aggiungere una musica, no? Ora non sono stati pagati i diritti della SIAE, sì. Quindi la musica italiana è stata tutta bannata. Sarà un problema? Secondo me sì, per quelli che usano Instagram per video e aggiungono delle canzoni
Per me ormai non sono tanto fan dei video su Instagram, sì che non trovo nessun problema per me. Per coloro che lo usano, penso di sì, però per me no. Per lui nemmeno, a te. No, per me ancora meno. C'ho ancora ad aprirlo Instagram. Gaia, abbiamo una esperta in materia. Ah, ecco, approfittiamone allora. Vediamo. Allora, che... andiamo un attimino, scusaci. Te, no. Sappiamo che fai la social media manager. Ah, perfetto. No. Oggi hai saputo che non è stato no, perché questa della musica. No, ma secondo te, no, una domanda ecco, molto diretta. Allora, danno la colpa a Samuele. No, però, a parte gli scherzi, questo è un tema abbastanza serio, perché Meta, che non abbia trovato l'accordo con la SIAE, tutta la musica bannata, abbiamo visto un... Ecco, spiegaci bene. È stata bannata solo la musica che ha a che fare con SIAE, gli artisti che non sono in collaborazione con loro. Ovviamente. Ecco. Sì. Comunque non faccio social, cioè la social media manager come dice lui. Questo lo dice Samuele. Più professionale, però va bene. Comunque sì, no, un'azienda di comunicazione e digital marketing, quindi facciamo anche social media management, però è un pacchetto un po' più completo, quindi brand identity, comunicazione, grafica e tutto il pacchetto. Ecco, ma riguardo a questa appunto storia tra Meta e la SIAE, pensi che si troverà l'accordo prima o poi? O per un po' di tempo? Io penso sia una questione economica. Certo. Quindi insomma vedremo anche a seconda del loro tipo di interesse. Però hai notato, no? Nel lavoro, questo tipo di lavoro faceva parte, no? Faceva colore. No, era più che altro, cioè, per chi ci lavora professionalmente era un discorso di strategia, anche per un discorso di trend, che se ti certo. utilizzavi comunque alcune canzoni in trend avevi più visibilità gratuita per quanto è possibile, perché col discorso meta e sponsorizzazioni ormai se non sponsorizzi è molto difficile proprio che il post ti appaia su il feed dei tuoi utenti, ma insomma comunque ecco, c'era già una possibilità, soprattutto più per le piattaforme TikTok che ancora... riescono a dare visibilità abbastanza omogeneamente. Lavori in tutta Italia? Sì, sì, anche all'estero. Ecco, come funziona? Com'è questa realtà? Come ti sei immersa? All'estero? All'estero, ma proprio nel mondo dei social e dell'online. Io ho fatto un percorso un po' lungo, perché sono partita facendo economia, poi da economia sono passata alla Marangoni a Firenze, non so se avete presente, comunque una scuola privata di moda. Ok. E lì, da lì poi comunque ho fatto i corsi professionali per il digital marketing e ho fatto dei master in economia a parte, quindi diciamo ho poi inglobato quelle che erano certo. diverse passioni, ho cercato comunque di farne un lavoro professionale, perché poi comunque il mio lavoro lo fanno in tanti, ma in tanti lo fanno male, e questo è un peccato, perché poi magari hai a che vedere con delle realtà e con delle aziende che sono anche sfiduciate, perché magari hanno trovato, capito, persone, esatto, e quindi arrivi te magari giustamente professionalmente con SRL, comunque hai dei pacchetti e dei prezzi diversi perché offre un certo tipo di qualità, e quindi devi combatterci, farli capire, poi lì sta anche giustamente al professionista a fargli capire qual è la differenza e quindi a vendersi bene. Anche perché è il lavoro del futuro questo, cioè. Sì, oddio, il lavoro, sì, penso che si evolverà sotto tante altre cose. Ha una certa continuità. Sì, è già comunque, secondo me non è più il lavoro del futuro, è il lavoro del presente. E poi dopo magari sarà del futuro se riusciremo a evolverlo noi, anche perché ora ci sono tante intelligenze artificiali, tipo anche ChatGPT, eccetera, che è uscito. Che... Assolutamente, però come tutte le intelligenze artificiali, se non le sai utilizzare a pro tuo non bastano. È un lavoro che non ha orario, poi, cioè è una roba. Lui te lo può dire, io non ho vita sociale, dal lunedì al lunedì dopo, nemmeno sabato e domenica, quindi il mio orario mi sveglia 4:30 di mattina. Ecco, quindi social ma non no, sociale. Perché è una cosa. Questo è un tema molto serio in realtà. No, più che altro sì, ma perché, cioè te l'ho detto, io magari parlo per me, io mi ci impegno in un certo modo, voglio dare un certo tipo di qualità, e quindi certo, cioè per me non è un lavoro da dire cavolo mi devo svegliare la mattina, per me è passione, io lo faccio, amo quello che faccio, e quindi per me non è, mi va bene, ecco. No, questa è la cosa più importante. Bene, allora grazie mille Vanessa, grazie a Samuele, grazie. Tra l'altro poi prenderò i contatti per informarmi. Beh, io poi ve la vedrete con Samu, ve la vedrete esatto. con Samu, grazie mille, intanto proseguiamo. Ilaria, un amico.
un amico? Allora presentati, lascio il microfono in aria. Questo è un amico vostro, tra l'altro. È un amico nostro, sì. Ciao Ale, lui è Alessandro Congiu, che è venuto a fare pausa pranzo, giusto? Perché di cosa ti occupi nella vita, diciamo, mettiamola così? Oltre a montacavallo? Esatto. Faccio riparazioni, gli elettrodomestici. Ok, e quindi in pausa pranzo anche te qua, giusto? Sì. Bene, quindi cavalli. Cavalli, come lo vedi questo parco cavalli? Sono usciti ieri? Beh, sempre bello ampio come il parco cavalli. Prendo io? Sì, prendo. Sempre bello ampio il parco cavalli, quindi ci abbiamo sempre la scelta. Bene, bene. E invece te? Tuoi progetti su questa stagione? Progetti, ritorno dopo un po' di stop che per lavoro non potevo commutare, quindi però ho sempre continuato a avere i cavalli in allenamento. Certo. È sempre stata la cavalla quella del Savelli Urmia, che comunque ha fatto il protocollo lo scorso anno, e monterò lei e monterò anche altri cavalli di altri proprietari che non ho scuderia, però ce l'hanno loro. Certo, quindi grande rientro in provincia? Diciamo si parte. Poi vediamo come vanno le cose. Si parte. Quindi primo appuntamento Mosciano, Montisciano, e poi vediamo se ci sono altri pali. Ho intenzione forse di tornare anche a Bomarzo. Già avevo il sassolino della scarpa a levare dopo il palio perso, e poi altri sotto Siena, specialmente Siena. Bene, bene, bene. E invece questa danza, perché Alessandro è anche un ballerino, nonché il mio primo ballerino, cioè il primissimo ballerino, e quindi noi abbiamo iniziato insieme. Poi lui si è dedicato al mondo dei caraibici, giusto? Sì. E quindi sei andato avanti con il mondo dei caraibici, ma non solo, perché anche le arti marziali, giusto? Sì, Muay Thai. Sì, Muay Thai. Mi tengo abbastanza impegnato. È un ragazzo impegnato. E cosa mangi oggi? Ancora non lo so, sono un po' indeciso, ora vediamo un po'. Ok, quindi aspettiamo di ordinare? Sì. Va bene. Allora Ale, io ti ringrazio. Grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie. E buona giornata. Grazie. Bene, continuiamo quindi e andiamo a vedere se c'è qualcun altro in giro che aspetta questa pausa pranzo. Pietro, dammi una mano. Le persone ce l'abbiamo. Intanto Gaia è andata a chiedere informazioni sui social, giustamente, perché abbiamo scoperto. Ah sì, ecco, Alessandro non gli abbiamo chiesto cosa ne pensi di questa cosa della musica che è stata tolta da Instagram, almeno quelle lì che per sono. Ora per ora, speriamo per ora, perché sono saltati gli accordi con la SIAE, quindi tutti gli artisti che sono con la SIAE non vengono pubblicati. Toccherà fare karaoke, iniziano a cantare. Si fa un passo indietro. No, però io la soluzione in realtà ce l'avrei, non è proprio una cosa legale. Però come funziona? Te metti la e musica. Poi, e poi paghi te la SIAE. Mi costa un po' di tempo, però metti la musica nel computer, poi con il cellulare fai un video in nero, anche va bene, e con il microfono metti ascolti ti la musica. Svelo un segreto: se fai questa cosa Instagram ti segnala e ti dice non puoi mettere il brano. Io ho detto non è proprio legale, però è una soluzione, quindi l'unica paghi la CIA e vai. Intanto passiamo questi ultimi due minuti. Di che avete parlato con Alessandro? Cavalli, il suo ritorno in provincia. Ecco, quindi che tra l'altro domenica ci sarà Pian delle Fornaci. Ecco, le aspettative e le impressioni su questi cavalli. Non so se ne avete già parlato. Sì, ne abbiamo già parlato. E invece Pian delle Fornaci, te comunque stai utilizzando la pista di allenamento per di Pian delle Fornaci o non te ne, cioè, preferisci altri posti? Allora, sicuramente il Pian dei Fornaci è più adatta per cavalli da pista, sì. Io preferisco sempre andare a allenare a vecchia maniera sui monti, anche perché i cavalli da piazza, principalmente la pista è regolare, devono per forza abituarsi a terreni non sempre al solito livello. Sì, soprattutto non sabbia. Quindi preferisci Bastiano, diciamo, mettiamola così. Salutiamo tra l'altro Silvano Vigni. Allora adesso dobbiamo andare in pubblicità e poi ovviamente ci ricollegheremo più tardi. Pubblicità.
entrata fiancata, la mossa è valida, un'uscita molto forte della lupa, dell'onda, oca all'esterno, il montone, la tartuca, il drago che ha preso un corridoio basso, si porta, è caduto il drago. Prima posizione dell'oca, secondo è il montone, terzo il nicchio, la lupa, la tartuca, il bruco, l'istrice, è caduto il montone! È caduto il montone ed è l'oca, l'oca che vola letteralmente sulla pista. Seconda posizione è il nicchio, terzo lo scosso, quarto il bruco, la civetta, la tartuca, sempre l'oca con un grande margine di vantaggio. Sta galoppando sulla pista, arriva al secondo, Casato, posizioni invariate, l'oca, il nicchio, è caduta la lupa. Eccoci all'ultimo San Martino con l'oca in prima posizione, il nicchio è caduto, diverse contrade, ed ecco il bruco in terza posizione e l'oca, l'oca, c'è un cavallo però che sta andando verso il Casato, un arrivo fortissimo però l'oca, non sappiamo, forse è l'oca o il nicchio. Un arrivo veramente da fotografia, non sappiamo se è l'oca o il nicchio. Allora, entriamo in diretta nuovamente, pausa pranzo, abbiamo visto il palio del 2007. Sì. Poi nel 2007 con la vittoria di Giovanni Azzeni, detto Tittia, per la contrada dell'oca. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Eccolo qui. Allora Giovanni, sei in campagna, sei al sole, ti stai abbronzando, che è una bella vita, no? Sì, dai. Fatto di sacrifici, ma è bella. Quanti cavalli ha montato stamani? Stamattina 6. Ma sono un po' troppi, no? No, dai, sono giusti. Senti Giovanni, ci sono state le previsite, l'elenco dei 119, pare, 116, 119 cavalli che sono ammessi al protocollo. Una tua riflessione sulla qualità di questo gruppo che saranno i cavalli del Palio luglio-agosto 2023. Sì, dai, penso che quest'anno si parte in vantaggio. Comunque l'anno scorso tutti i cavalli hanno fatto la provincia, i cavalli esperti ci sono ad oggi e penso siamo messi bene, alla grande. Alla grande, c'è stato poi anche Monteroni, le corse del weekend scorso e poi inizieranno tutte le corse del protocollo. Te quanti cavalli hai a scuderia al protocollo? Al protocollo 4 me l'hanno passati, uno me l'hanno scartato, 4. Ecco, poi chiaramente abbiamo letto sui giornali che ormai ti sei fidanzato con Violenta, te. Vabbè dai, l'ultimo palio mi ha regalato un sogno e mi ha regalato una grande gioia e perché no, certo che sì. Ma è un fidanzamento ufficiale o no? O è di nascosto? No, dai, c'ho anche altri cavalli esperti di nome, vediamo. Sai Franco, ora se ne posso dire tante, siamo ancora lontano. Poi quando si arriva al dunque magari le persone non se ne ricordano. Come vuole lo straordinario Giovanni. Senti, poi avevi dichiarato sempre sulla stampa che volevi parlare lo straordinario, richiedelo ancora. Te devi dire. Vabbè, a me mi stavo chiesto che cosa ne pensavo, io gli ho detto se ne fa uno al mese per Giovanni va bene, è contento. Ci credo. Sai, ora bisogna vedere chi vince questa tornata elettorale, perché abbiamo 7 partecipanti ad oggi. Per cui sembra il palio. No, in che senso Franco? Non ti ho capito. No, c'è questa tornata elettorale per scegliere il sindaco. Ora sono 7, diventa una paliata. Cioè sono più che a luglio, dai. Sì. Eh sì. Non commento su questo, dai. Non commento, sei molto, molto diplomatico. Me le tengo per me. Senti Giovanni, l'inverno con le contrade com'è andata? Cioè qualcuno è venuto a trovarti o non è venuto nessuno? Dai,
diciamo sono venuti tutti o quasi tutti. Ma anche quelli delle contrade soppresso sono venuti? No, quelle no, però dai, un inverno positivo, me la passo bene, le persone mi coccolano, mi vogliono bene e questa è la prima cosa a cui tengo. Ecco, però ora, una domanda, più che una domanda è una curiosità. Logicamente sei il fantino di punta e hai tutte le contrade, grosso modo quasi tutte, che vorrebbero montarti. E poi te c'hai due gambe sole e solo un sedere per cui monti su un cavallo. E quell'altro vanno a fare la passeggiata. No, mi fai sentire troppo importante. No, è la verità, Giovanni, non fa il modesto. No, siamo più di uno super bravi e ce li dividiamo come sempre, dai. L'anno scorso ci sono arrivato un po' più stretto, quest'anno un po' più largo, in qualche modo si fa. Pietro. Però, no, niente, vedremo. Allora, innanzitutto il primo auspicio è che si possano veramente prendere cavalli esperti, insomma, è vero che il Palio di Luglio, ce lo ricordiamo, l'hai vinto, però te sei stato anche molto critico, no, nei confronti dell'organizzazione, diciamo, del tutto, no? Ce lo ricordiamo anche alle previsite, no? Sì, dai, un po' nel senso, vabbè, è dispiaciuto vedere quel che si è visto l'anno scorso al Palio di Luglio, cavalli forse poco esperti, con il problema che se veniva da 2 anni di Covid e che non si era più rivisto niente. A questo punto deve essere una lezione di arrivarci comunque sempre con i cavalli esperti. Chiaramente. No, e poi un'altra cosa, Giovanni, te adesso vieni da 2 cappotti di fila e quindi adesso quali sono le tue intenzioni? Vuoi fare il terzo? L'impermeabile. Giovanni vuole continuare a fare bene, non so perché, ma la fame non mi passa mai. Questo è importante. Probabilmente c'ha il baco della tegna. Il baco della tegna. Sì, no, sì, che dopo 9 pali, questa è una cosa che devi dire a Franco, dopo 9 pali Franco è riuscito a sbagliare il tuo nome dicendo Tirria ad agosto. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire al riguardo? Non gli si può dire niente, è avanti a tutti, Franco. Questo è vero. Non ci abbandonare mai. Vabbè, no. Ma sennò ci si annoierebbe senza Franco, esatto. Che sbaglia. Cioè, di cosa parliamo dopo un po'? Giovanni, vorrei un attimo ricordare insieme a te, Andrea, una tua riflessione. Vabbè, dai, è un personaggio che manca. Come ti ho sempre detto, si è fatto delle cose molto vicine, delle cose più lontane, si è discusso, ci siamo sempre riappacificati e è una persona che manca nell'ambiente. Lo ricordiamo tutti con grande affetto. È così. Allora, ora però parliamo del fantino che hai in casa te, perché te c'hai Mattia che fra poco ti supererà, no? Vabbè, è tremendo, dai, io spero, sta crescendo tanto, veramente mi auguro che cresca parecchio. No, te lo vuoi altissimo per non farlo montare a cavallo, Bravo. Ecco. Diciamo che il carattere non gli manca, in questi giorni si sta allenando a corsa anche a piedi e l'altro giorno ho detto dai babbo, si fa una scommessa, si va a correre e io mi sento sempre al top. E si è fatto 1500 metri di corsa e mi ha stracciato, ci sono rimasto malissimo. Ma assomiglia più al babbo o alla mamma? Alla mamma, è uguale a Ilaria? No, per tutto, in generale. In generale, di carattere. Carattere non gli manca, dai, il carattere non gli manca. Il fatto di non mollare mai in qualsiasi cosa che fa, penso che l'ha presa da me. Come insomma, lo dico. Vabbè, allora la bellezza dalla mamma e il carattere dal babbo, perfetto direi. Facciamo così. Giovanni, la piscina l'ha già aperta o no? No, ancora no, Franco. Ma poi tanto te il bagno non ce lo fai mai, perché te sei l'unico della famiglia che lavora. Pochissimo, è così. Ah, non è vera questa cosa, perché io devo difendere Ilaria, perché lei si dà un grande affare dietro alle quinte, che si occupa di tutta la parte burocratica, che è tanta da gestire. Ah, poi è diventata allenatrice, no? E è diventata allenatrice. Sì, è così, dai, bisogna farla santa, perché veramente si fa in 1000 pezzi anche lei tutti i santi giorni per portare avanti il tutto. Ma poi e poi sopporta Giovanni.
Ecco Giovanni, una cosa, per cui c'è stato un gruppo di mogli o compagne di Fantini che hanno fatto l'esame a Pisa, sono tutte state promosse, per cui comandano le donne, ragazzi. Qui ci sta la segretaria del PD donna, il presidente del Consiglio dei Ministri donna e poi le allenatrici donne. Voi che fate? Niente. Niente, a noi ci danno l'ordine e si eseguono. Ecco, però abbiamo parlato anche un po' dei pali, gli ultimi pali, abbiamo visto prima quello del 2007 che è stato il primo palio vinto da Giovanni, sì. Un ricordo di quel periodo? Vabbè dai, come ti sentivi la pressione di dover vincere per forza, perché se non vincevi magari non continuavi di correre il palio e allora eri sempre sotto pressione, arriva la prima vittoria e sei consapevole di potercela fare anche te, questa è stata la prima cosa e vabbè è stata tutta la magia in quel periodo. Senti, tutta la magia. Pietro è dell'Oca e vuol sapere se monterai nell'Oca o diciamo diventerà una cosa più lontana. No vabbè, è una contrada dove ci ho vinto i miei tre pagli, il rapporto è speciale, perché no? Di luglio non corro perché scontano sempre e d'agosto perché no. D'agosto perché no? Ora noi ti facciamo. Io ti devo chiedere un'altra cosa. A casa Frassi, so che hai portato il tuo stallone, giusto? Sì. Due parole su questo cavallo? Anacleto. Ha vinto tante corse all'ippodromo, ha degli ottimi risultati, viene dalla fattrice Murra di Gallura, la fattrice che ci ha dato tutti i puledri e cavalli strada corsa. E abbiamo deciso di metterlo stallone, di provarci da qui a luglio e secondo me è il meglio che c'è in circolazione. Devo tirare l'acqua a favore mio. Datele tutti, più monte fa meglio è. Bene, 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 quindi un nuovo stallone a casa Frassi per questa stagione di monta. Bene. Ecco, ma quanti cavalli hai per le regolari? Quanti sono i cavalli a scuderia per le regolari? Oddio, è una diecina? Ho domato tre puledri quest'anno, abbiamo domato tre puledri che debuttano il 13 di aprile e poi un po' di cavalli vecchi che stanno correndo. Perfetto, allora noi abbiamo un bellissimo aperitivo, cioè credo le bollicine e poi abbiamo dei tramezzini tutti belli, uovo sodo, pomodoro, il cotto, il crudo eccetera eccetera, però ora noi ti facciamo vedere un gioco del nostro mago, abbiamo il nostro mago Marco che è un mago molto bravo. Ciao Giovanni. Ciao Marco, ciao. Allora ti faccio vedere un gioco, attento Il gioco della catena. Allora abbiamo una catena e un anello. Se si mette l'anello dentro la catena, aspetta il mazzo, e lascio l'anello e fa, cade in terra. E si è sentito che cade? E si è sentito. Attenzione, attento Giovanni. Si ferma la catena. Ora siamo un po' stretti. E poi si conta fino a 3. 1, 2, 3. È cascato, non è riuscito. Non è riuscito. Aspetta, perché non ho detto la parola magica. Non sempre viene, Santa Matafrau. E voilà. Bravo, un applauso al nostro mago. Allora Giovanni, siamo. Giovanni, ma su 17 contrade, te in quante contrade hai montato? Su 17? Mi sembra 11, 12? Non lo so, io non lo so. L'ho fatta. So che mago sarei io. Mi sembra 12. 12 contrade. Va bene, grazie. Nel montone non ha mai montato. Non ci vuole venire lui nel montone. Perché non ci va nel montone? Vabbè dai, sono nato nel nicchio e penso che Marco Bruni. Bisogna sempre portare rispetto. Ok, allora si va in pubblicità. No, il palio l'abbiamo già mandato, si era già visto.
pare si è visto. Allora andiamo a Giovanni, ti ringraziamo. Grazie, Giovanni. Poi ci troveremo per l'intervista, quelle che poi fissa Mario di Poggibonsi dopo l'estrazione delle contrade, in maniera che ci sono anche le altre quattro partecipanti al palio, per cui avremo a quel punto le idee molto più chiare. Grazie Giovanni. Giovanni, grazie, grazie, saluta grazie. Ilaria e Mattia. Ciao Giovanni, ciao, grazie. Ciao, ciao. Diamo pubblicità, ciao, ciao, ciao. E continuiamo con la pausa pranzo. Pubblicità. Sì, qua a pausa pranzo con due belle ragazze, una appena uscita da scuola, presa proprio al volo, Emma Contigiani e Ambra Busi. E loro sono campionessa e vice campionessa regionale di Show Dance 2023. Questo campionato regionale come è andato? L'organizzazione intanto, un posto nuovo dove non eravamo mai state, che ne pensate? Vabbè, molto ben organizzato dal punto di vista degli spogliatoi soprattutto, largo spazio, molte sedie, posto molto bello, ben allestito, ci hanno messo anche il tappeto danza che non sì. È scontato. Quindi grande evoluzione di questa federazione danza sportiva toscana. Sì, dai, diciamo di sì. Rispetto agli anni precedenti, molto molto più organizzato e anche bello da vedere. Bene, bene, una scenografia nuova. E questa esperienza, allora, Ambra è vice campionessa regionale classe A di Show Dance. Da quanti anni balli? Beh, ho perso un po' il conto. Da quando ho 5 anni ballo, quindi quasi 17-18 anni. 18 anni. Specifichiamo molto... cosa vuol dire classe A per quelli che sono più ignoranti in materia. Praticamente la danza va a classi come nel calcio, cioè parte dalla classe D e arriviamo alla classe AS, che sarebbero gli internazionali. Quindi Ambra si può dire che è nella classe più alta a livello italiano. E invece la nostra Emma è in classe B. Giusto? Sì. Campionessa regionale 2023, quindi rappresenta la danza sportiva toscana ufficialmente quest'anno, Emma. Eh sì, eh. Come l'hai vissuto questo campionato regionale? No, bello, c'è una bella emozione. Non me l'aspettavo, dai. Però... Diciamo che è più timida ora che, sì, vero, sì, quando vanno a ballare, è un classico. Sì, assolutamente. Sì, vabbè, anche lì un po' di timidezza c'è, però dai. Un po' di tensione. Sì. Ansia, un titolo molto combattuto quello della categoria di Emma, perché era la categoria più numerosa e soprattutto Emma usciva da un periodo non troppo facile a livello sportivo, quindi tanto impegno, tanta dedizione, sì, però sì. Poi il lavoro paga, mi sembra, sì. Vero Emma? Sì, dai. E da quant'è che balli? Io 7-8 anni, sì. Ha iniziato a 3 anni, poi sì, ha fatto poi uno stop messo, e sì. Poi è tornata sulla danza, esatto. Per fortuna, perché se i risultati devono essere questi. Per spiegare il tipo di ballo? Allora, facciamolo spiegare ad Ambra. Allora, il nostro tipo di ballo si chiama Show Dance, si basa sulla creazione di una coreografia che è strettamente collegata a un tema, che può essere di qualsiasi genere, da film a libri a storie inventate o anche la rappresentazione di emozioni o stati d'animo. E il nostro stile di ballo nello specifico viene dalla tecnica della danza classica ovviamente, però ha degli elementi anche molto acrobatici, quali rovesciate o ruote senza mani o come i flick che sa fare Emma. Adesso non glielo faremo fare, no. Perché vedi, no. Flick sarebbe, per noi ignoranti in materia, è una rovesciata all'indietro con un salto. Sì, me la faccio io dopo, sì. Sì, sicuramente è un mezzo salto mortale, cioè ti lanci all'indietro e atterri sulle mani e poi ritorni in piedi praticamente. Quindi il prossimo passo è Amici di Maria De Filippi, cioè. Quindi c'è nell'idea. Sì, sì, comunque partecipano a tanti stage, lavorano tanto. Non con la Celentano però, mi pare di capire. I prossimi appuntamenti quindi per questo anno sportivo? Allora, i prossimi sicuri, il campionato italiano a Rimini e se capiterà anche altre gare, diciamo, di routine le faremo. Mi sembra ce ne sia una ad aprile, il primo d'aprile.
che in realtà non sarà a Pesaro, probabilmente sarà a Bassano, perché hanno messo una gara ranking IDO, che sarebbe la gradatoria nazionale, e quindi avendo ormai iniziato il circuito vediamo di portarlo a termine, soprattutto con Emma. Ambra purtroppo, studiando fuori, non riesce a essere presente a tutti gli appuntamenti sportivi. Ci provo almeno. È molto impegnativo? Come tempo che richiede? Ma a me, diciamo, richiede meno tempo rispetto a loro, perché io appunto, studiando fuori, mi alleno le mie 4 ore al massimo a settimana, loro invece anche 6 ore a settimana. Però dove studi, hai detto? A Firenze. A Firenze, quindi devi venire a Siena? Vengo, allora, ad allenarti. Io mi alleno da sola, mi faccio preparare il balletto tramite le lezioni private e poi lo studio, ti eserciti. Diciamo, mi esercito per poi tornare ogni tanto e farmelo perfezionare e sistemare. E lei invece? No, io invece regolarmente a Monteroni e si fanno 3 allenamenti a settimana. Diciamola anche, nominiamola questa scuola, la scuola di ballo MG, che è sia a Monteroni che a Siena. Tra l'altro Ambra è diventata anche tecnico, per questo può allenarsi da sola a Firenze, perché l'anno scorso ha sostenuto l'esame di tecnico Midas, maestra italiana danza sportiva. Complimenti. 100, tra l'altro. Non me lo ricordo. Mi sembra concetto. Sì, mi sembra. E questa passione per la danza da dove viene? Perché allora, poi tutti sono bravi, ma come nasce? Per quanto mi riguarda, nasce dalla volontà di andare a fare qualcosa insieme alle amiche. Poi questa passione si è sviluppata col tempo e diventava sempre più forte, sempre più necessario per me andare agli allenamenti e ballare. Non mi sono mai fermata e ho sempre continuato. E continuerò finché il mio corpo me lo permette. Anche perché a 5 anni, con tutto il bene, non è che uno è proprio in grado, no, di scegliere. Per questo la domanda mia. Io anch'io ho fatto pallavolo, avevo 5 anni, però i miei erano appassionati di sport. Io ho incontrato Ambra che aveva 12 anni. Ecco. E il suo obiettivo era ballare nel gruppo rosso, che era il gruppo dove c'erano le sue amiche. E lei, essendo arrivata da noi a 12 anni, era più indietro di loro. Io non potevo metterla insieme alle sue amiche. Lei, da quando conosce me e è stata a Siena, si è allenata tutti i giorni, almeno 4 ore al giorno. Determinata, direi. E è riuscita a ballare nel fatidico gruppo rosso dove c'erano tutte le sue amiche, ma ha vinto anche 3 volte il campionato regionale. Che spettacolo, quindi meritatissimo. La costanza veramente ripaga. Mentre lei, com'è nata la passione? Ma io, cioè, già da piccola ballavo sempre in casa, soprattutto perché babbo mi metteva canzoni, la musica insomma c'è sempre stata, e io ballavo. Poi vabbè, sono andata alla scuola di ballo. E niente, poi da lì, vabbè, è sempre un crescere. Poi ho incontrato loro e meglio ancora, ci vado anche per quello, cioè mi ci trovo tanto bene, sì. Il ballo non è solo una passione, ma poi unisce come tutti, no, gli sport. Possiamo, diciamo, chiamarlo sport? No, noi facciamo danza sportiva, quindi è proprio uno sport a tutti gli effetti. Tra l'altro quest'anno la break dance è entrata come disciplina olimpica ufficialmente, quindi ora la danza è ufficialmente parte delle Olimpiadi, quindi speriamo un giorno ci arrivi anche la nostra disciplina, noi siamo sempre fiduciose. Ma quindi parlate un po' di questo gruppo che avete di danza, perché secondo me la cosa più bella che avete è proprio l'unione e l'aggregazione e l'appartenenza che io vedo in queste ragazze. Al campionato regionale il giorno dopo mi ha chiamato una persona e mi ha chiesto: ma chi ti ha detto di applaudire alle ragazze? Io gli ho detto: nessuno. E mi hanno detto: Maremma, ma so proprio brave. E questo, per me che sono la loro insegnante, è l'orgoglio più grande che mi possono dare. Non tanto i risultati sportivi, e sì, sono contenta quando arrivano prime, quando fanno bene, però la sportività che mi dimostrano, che mi dimostrano queste ragazze, è veramente bella e unica. Quando si dice l'unione fa la forza. Sì, siamo tanto unite. Sì, siamo tanto unite, poi siamo un gruppo molto variegato a livello di età. Ci sono io che sono, diciamo, la più grande, ho 23 anni, ci sono anche le bambine di 10 anni, di 9 anni. Lavoriamo tutte assieme perché in questo modo
riusciamo tutti a prendere il meglio l'una dall'altra, ad aiutarci, a sostenerci e soprattutto anche a migliorare la tecnica, perché le più piccole prendono spunto dalle più grandi e le più grandi imparano a responsabilizzarsi nei confronti appunto di quelle più piccoline. Io soprattutto quando sono con loro, quando mi ritrovo che posso fare lezioni con loro, mi piace tanto seguirle, guardarle, fare un po' il lavoro che fa Ilaria, perché mi piace tanto e secondo me aiuta proprio lo spirito del gruppo ad essere più unito, ad essere più forti. Devo dire che anche in gara si aiutano molto l'una con l'altra, cioè anche il pre-gara nella preparazione. Psicologica anche, no? Non solo fisica. Psicologica, soprattutto Ambra. Meno male Ambra c'è. Perché anche a livello psicologico lei comunque avendo passato sia il periodo in cui ha vinto ma anche soprattutto quello in cui ha perso, perché ha passato anni Ambra ad arrivare ultima. Anni in cui vedi è la sconfitta che poi porta la determinazione, vedi, questo mollato. È il messaggio che va mandato, certo, e non avendo mai mollato è da esempio, perché racconta la sua esperienza anche alle bimbe più piccole che adesso magari non capiscono l'importanza anche di non vincere. In questo Emma è un po' meno brava, devo dire. Ci stiamo lavorando. Torna a casa distrutta? No. Vabbè, dai, più o meno. Distrutta no, però l'accusa quando non vince l'accusa, ma è una molto dispiace. Si vede che l'impegno, ecco, è tanto. Si impegna tanto. Lei si impegna tanto, devo dire che Emma come Ambra non salta un allenamento a meno che non ci sia proprio qualche impegno di scolastico inderogabile, però è veramente la più costante del suo gruppo, quindi l'impegno va ripagato in qualche modo, ha ragione, quindi la prossima vittoria sicuramente sarà meritata. È più dispiaciuta per tutto il lavoro che c'è stato dietro, sì, per quello. È per quello, sì. Infatti. Quindi l'obiettivo futuro? I campionati italiani. Sì, vabbè, più difficile, però sì, dai. Arrivare lì magari un giorno. Basta la finale, dai. Sì, sì, esatto. Bisogna mai accontentarsi a questo punto. Scusate. Gareggiano la loro categoria. Là siamo già tantissime. Minimo 70 atleti, minimo. Quindi arrivare in una finale a 6 di 70 atleti. Tanta roba. Beh, ma anche semifinale basterebbe. Anche perché c'è un livello veramente tanto alto, altissimo. Sì, anche perché gli italiani fanno poi da selezione per i campionati europei, quindi... È uno sport molto richiesto, quindi, dico anche dell'altra parte, sì, no? Sì, in tutta Italia. Ma poi e la non nostra solo. Disciplina è una piccola parte della danza sportiva. Vero. Poi ci sono le altre discipline, infatti Ambra tra un po' si cimenterà anche nel Modern Contemporary, vero Ambra? Bella anche quella. Non vedo l'ora. Non vedo l'ora perché penso sia un modo per esprimersi anche diversamente rispetto allo show dance, per lì raccontare quella che è solo diciamo la danza, più che anche a livello espressivo, che noi lavoriamo tanto a livello espressivo. Ecco. Quasi teatrale quasi, diventa, vero? Quasi a livello teatrale, perché dobbiamo proprio impersonare un personaggio. Mentre nel modern invece questa parte tematica è un po' più lasciata da parte. Ecco, come ci si allena per quella parte teatrale? Per l'espressività? Sì. Vabbè, urlando tanto da parte mia, però poi gli risultati si ottengono. Anche perché se uno è timido, no? È anche infatti, più difficile. Infatti all'ultimo immagino. Allenamento Emma, prima dei regionali, mi ha fatto arrabbiare come non ci fosse un domani, però è servito. Ma è servita anche sicuramente questa trasmissione che l'avrà aiutata a aprirsi ancora di più. Allora, per chiudere sentiamo un attimo i vostri temi, perché abbiamo parlato di questo show dance tutta la vostra intervista e non vi abbiamo chiesto i temi. Allora, io faccio un tema che è il film The Danish Girl, che racconta del primo uomo che si è sottoposto a chirurgia per diventare una donna. Purtroppo, film famosissimo è diventato. Film famosissimo, esatto. Penso di essere una delle prime a portare in gara questo tema, che mi sta molto a cuore perché penso che sia una cosa che va... È toccante e non facile, sono d'accordo. È facile, la libertà delle persone. D'espressione di essere chi si vuole a prescindere dal proprio corpo. Penso sia un tema molto. Mentre lei
Allora, il mio tema è la vedova di guerra, rappresenta sempre, cioè una donna che ha perso il marito in guerra. Io lo rappresentavo con una radio che appunto annunciava la morte di questi soldati e lì tanto dovevo essere espressiva, infatti è stata una bella prova, sì. Quindi due belle guerriere. Bene. Sì, due belle guerriere, due temi molto forti e allora gli auguriamo in bocca al lupo. Assolutamente. Per i prossimi campionati, per i prossimi appuntamenti sportivi. Vi seguiremo, sarà l'occasione giusta, no? Anche per chi non vi ha seguito prima, di farlo ancora oggi. Bene. Benissimo, vi lasciamo in pubblicità e ci ritroveremo più tardi. Grazie. Con pausa pranzo. Allora, siamo in diretta, sì. siamo in diretta, c'è l'appuntamento, quindi fai un casino. Aspetta, mi fermo ora. Ho capito, mi fermo. Guarda, mi fermo, vai. Guarda, ora si vede la spiaggia e il mare. Vedete, bello? Bene. Allora, siamo nell'appuntamento settimanale del venerdì con Andrea Bindi, collegato in videochiamata dalla spiaggia di Puntala. Allora Andrea, il meteo per il prossimo weekend qual è? Allora, oggi bellissimo, domani bellissimo, domenica bello, nel pomeriggio si annuvola un pochino, però senza vento, tempo bello, quindi fine settimana al mare, guardate che spettacolo. Meraviglioso, oggi guardate, è una tavola. E così farà il fine settimana, quindi al mare, cominciate a assaporare il mare, guarda, ti porto. Te Franco porto vai proprio... fine settimana? Domani mattina io vado al mare. Domani mattina vado. Te dove vado domattina? Io domani a Castelnuovo Bernardenga devo andare. Dove andate? No, lui. Io devo andare a Castelnuovo domattina. No, però ecco Andrea, io a Pasqua sono alla capannina a Castiglione, la mattina sono a Puntala, io ti vorrei avvisare. E io ti aspetto, perché se te sei in capannina, sicuramente se c'è da mangiare si viene anche io e Franco. Oh, assolutamente sì. Allora, iniziano i lavori negli stabilimenti, giusto? Sì, dal lunedì sono tutti operativi e per fine primi di aprile sono pronti alcuni bagni, alcuni ristoranti, quindi sicuramente la bussola, il ginnasio, l'Hidalgo, la Vela, e sono tutti stabilimenti che aprono, insomma. Quindi, ma mettete anche gli ombrelloni, le sdraie, i lettini, tutto? Sicuramente, tutto a posto, tutto pronto. Ma sono gratis? Certo. Siamo bravi. No, ho detto le date gratis a aprire l'ombrellone. Sì, le diamo gratis, proprio chi viene gratis, anche 5-6 lettini gratis. Ma che dici, Franco? No, sarebbe da fare. Ma la stagione ufficialmente quando apre? Giusto, ma sta da pagare. Capito, Maso? No, ripeti perché non ho capito. Ho detto poco, ma qualcosa verrà chiesto. Qualcosa poco però, poco. Ecco, ma la stagione quando apre ufficialmente, Andrea? Per noi a Pasqua. Poi da Pasqua si parte, siamo aperti tutti i giorni, quindi tanto volevo dire, la manutenzione, la verniciatura finisce a fine aprile, quindi sei qui che lavori e sei aperto, insomma. Beh, facci vedere un po' il mare. Togli l'immagine su di te e facci vedere il mare per bene. È bellissimo, Fra. Effettivamente è veramente bello, eh? È meraviglia. Mare calmissimo. Lo sfondo di Follonica, lì abbiamo la punta. La punta, no, lì c'è l'ingresso del porto. L'ingresso del porto, la punta è puntata. Sì. No, la punta è puntata è al porto, al Sparviero Beach, cioè, no, te non sa niente. È lì il porto, no, non dire cazzate. Consigliami qualcosa. No, ora gli do uno schiaffo. Perché dice le stronzate. Cioè, siccome lui è un frequentatore. Ma non quello. Del. Un frequentatore.
tutta la panchina mia certo, giustamente. Ok. Si sta a noi. Andrea, ci vediamo domani mattina. Vai, ti aspetto. Grazie del collegamento. Abbiamo visto un bellissimo mare. Tutti al mare. Tutti al mare questo fine settimana, vi si aspetta. Bene, ciao Andrea, ciao. Ciao Andrea. Ciao. Ciao Franco. Ciao ciao. Allora, allora a questo punto io vuoi mangiare? Sì. Torna Luca, torna Luca, eccolo qua che arriva. Allora, innanzitutto grazie perché sei stato veramente ospitale, abbiamo lavorato bene, abbiamo avuto un sacco di gente, per cui significa tante persone, tante dichiarazioni. Ci è stato anche il mago, collegamento con Azzeni, detto Tittia, poi il meteo della settimana. E io ringrazio te Franco di essermi venuto a trovare con tutto il tuo staff, mi ha fatto molto piacere presentarti il mio locale e spero... Ce la fai conoscere la cuoca così si sente quelli che sono il cuoco? Faccio conoscere anzi il mio collaboratore e Gerardina. Allora, ora ci portano il cuoco, almeno ci racconta i menù, perché ho visto circolare delle cose molto interessanti. Vedo il nostro cameraman che si sta rifocillando, va bene, no? Perfetto, molto bene. Anche l'altro Giulio ha avuto un drink interessante. Eccolo, ciao ciao. Allora, ora si è perso. Sì. Il cuoco ha già da fare. Se ci vai al mare? Allora, io lavorerò tutta l'estate ininterrottamente, quindi il mare lo vedrò a settembre, se va bene. Non male a settembre il mare. Che fa? La bagnina? E io faccio i campi estivi con il centro ippico durante tutta l'estate a La Rugiada, a Radi. Bravissima. Quindi mi vede male. Allora, eccola qua. Ah, ma noi ci conosciamo, eh. Vieni, vieni, vieni. Come stai? Tutto bene, grazie. Ti vedo in forma. Noi ci siamo trovati in piazza per qualche anno. In piazza per qualche anno, microfono un po' più alto, grazie. Allora, volevo un attimo così per farne una pubblicità discretissima. Quali sono i menù che possono essere degustati qui allo Stellino? Allora, sicuramente cucina toscana, il menù viene variato praticamente tutti i giorni. Quindi c'è diciamo, una vasta scelta da piatti freddi a piatti un pochino più elaborati, però principalmente la cucina toscana. Cucina toscana, per cui interessante, e poi la sera si può mangiare? Aperitivi con tagliere e crostini, tutto fatto in giornata. E ma la musica? La musica è finita, no? No, non è. Da iniziare, in realtà. Ha da iniziare, perfetto. Allora Luca, hai veramente un locale interessante. Io sono venuto volentieri a fare questa puntata, pausa pranzo da te, perché oltre che essere molto accogliente, molto moderno, funzionale, poi c'è prodotto, c'è tutto, c'è umanità, c'è simpatia. Questo mi fa molto piacere, dai, Franco. Complimentoni. Grazie, grazie, grazie. Allora, il bar Lo Stellino, dove poi c'è anche la possibilità di parcheggiare, per cui significa è una zona anche da raggiungere facilmente, parcheggiare, stare qui poi e gustare tutte le cose importanti. Grazie Luca, grazie a voi, grazie. Un complimento grazie a tutto lo staff e noi andiamo in no, è finita, perché pensavo fosse la pubblicità, non c'è la pubblicità, abbiamo esaurito anche la pubblicità. Allora, finita la puntata pausa pranzo dallo Stellino, l'appuntamento è la settimana prossima, nuova puntata, saremo da Il Vinaio in Camollia, per cui da Bob e Davide. Grazie Luca, grazie, ciao, ciao.